È la mia prima esperienza, abbiamo iniziato 2 settimane fa. Com'è andata? Bene, è abbastanza piacevole, comunque si parla, c'è un clima piacevole. Anni, 13 vendemmie, com'è cambiato il lavoro in vigna in questi anni? Sicuramente è cambiato il modo, la qualità anche del modo di scegliere l'uva. In che senso? Nel senso che abbiamo molto più cura innanzitutto della vite sin dall'inizio, dalla potatura fino adesso, e al momento che scegliamo i grappoli vengono scelti i grappoli migliori, quindi che non abbiano difetti, che non ci sia muffa, eccetera. Dobbiamo fare attenzione soprattutto a essere molto svelti a levare gli ultimi raspettini che vengono lasciati comunque dalla deraspatrice che già sgrana l'uva per conto suo, insomma. Tanti anni che sei qui, qual è la cosa più importante che hai imparato? Ogni giorno uno impara un po' una cosa diversa, perché poi parlando con uno con un altro, anche soprattutto fuori, le malattie della vite, le potature, la pulitura, o anche qui in cantina comunque come viene lavorato il vino, i prodotti, la quantità, il tempo di fermentazione. Tutti i giorni, insomma, se uno vuole impara qualcosa, non è che si impara sempre, insomma, per cui non c'è una cosa fondamentale. Quando ho iniziato eravamo pochissime, mi ricordo anche a scuola su 20 ragazzi eravamo in 5, quindi la minoranza, era un lavoro prettamente maschile che difficilmente le ragazze sceglievano. Oggi invece mi dicono che le classi più o meno sono paritarie, quindi metà ragazze e metà ragazzi. La vendemmia 2015 è una vendemmia molto molto buona. Ovviamente non voglio sbilanciarmi troppo, pronunciarmi troppo, perché abbiamo appunto finito da pochissimo la vendemmia e ancora devono avvenire le svinature, ci devono essere ancora tanti passaggi, però sicuramente l'uva che abbiamo portato in cantina è di altissima qualità. Sicuramente lo stile femminile di un vino, lo stile di una donna è più minuzioso, è più elegante, quindi sicuramente nel mettersi al tavolino, nello spiegare un vino dal prodotto, quindi da quello che è dentro un bicchiere all'etichetta, perché il vino è tutto, no? È la storia di una famiglia, è un qualcosa che si beve, ma è anche una faccia, la faccia del produttore, la faccia della bottiglia che è l'etichetta, quindi forse la donna riesce a spiegarlo con un luccichio maggiore negli occhi. Un vino femminile, che cosa fa diventare un vino femminile? Che cos'è che lo connota? Allora io penso penso alla tradizione, insomma, ecco, la femminilità sta nel saper equilibrare la tradizione con l'eleganza e le donne non cercano vini molto spigolosi, ecco, cercano questa eleganza che dà sulla rotondità e su delle note più dolci. Questo non vuol dire vini dolci, ma vuol dire più delicati, più armoniosi.